Amici e amiche di Sportomè, buon pomeriggio dal Sorbello Stadium per Trinacria, città di Villafranca, prima giornata del campionato Under 17 provinciale. Trinacria che si presenta con Giuffrè, Donato, Apuami, Roberti, Musicò, Picciolo, Pintaudi, Pilotta, Lopresti, Aloisio e Bensalà. Villafranca che risponde con Bonfiglio, La Spina, Forestieri, La Malfa, Raffa, Ruggeri, Spasaro, Gallo, Lauritano, Alessi e Rinaldi. Incontro affidato alla direzione del signor Davide Sparacio della sezione di Messina. Fischia il direttore di gara, si può cominciare. Attacca il Villafranca, pallone controllato da Alessi che vince un rimpallo, ancora Alessi con il destro. Primo tentativo che termina al lato. Sempre il Villafranca in avanti, ribattuta che favorisce Gallo, poi il suggerimento nella zona di Ruggeri che vuole la porta. Prima parata della giornata di Giuffrè. Altro attacco degli ospiti che insistono nella metà campo avversaria. Conclusione di Rinaldi ribattuta, poi la sfera arriva nella zona di Ruggeri che vince un duello, ancora Ruggeri può andare con la progressione, carica il destro Ruggeri e trova un'altra parata di Giuffrè. Rimessa per il Villafranca, c'è lo scarico a cercare Rinaldi, il controllo ancora Rinaldi, supera diversi avversari, il tiro ancora in traiettoria Giuffrè. Punizione per il Villafranca, sul punto di battuta va Rinaldi, conclusione diretta in porta. E c'è il vantaggio dei biancoverdi. Punizione perfetta di Rinaldi che manda avanti i suoi. Rivediamo il destro da fuori di Rinaldi. Conclusione dalla lunga distanza che si è insaccata per il vantaggio del Villafranca. Calcio d'angolo per il Trinacria. Batte Donato e stacca sul secondo palo Musicò. Subito il pareggio del Trinacria che sfrutta il tiro dalla bandierina e alla prima conclusione fa 1-1. Rivediamo lo stacco di Musicò che ha mandato il parziale sull'1-1. Punizione per il Trinacria, va Roberti, conclusione insidiosa, respinta. Poi sulla ribattuta ci prova Pintaudi e poi il tap-in di Donato per il 2-1. Esulta Pintaudi. Rivediamo il colpo di testa di Pintaudi, respinto da Bonfiglio e poi il tap-in vincente. Pilotta insegue un pallone, la sfera arriva nella zona di Pintaudi che duella con un avversario, ancora Pintaudi. Il recupero importante di Pilotta che adesso vuole vedere la porta, calcia diretto e trova il 3-1 del Trinacria, rimonta nel giro di pochissimi minuti e terzo gol firmato Pilotta. Punizione dalla sinistra per il Villafranca, traversone interessante, stacca Lauritano che accorcia le distanze, parziale che cambia ancora, siamo sul 3-2. Arriva anche la firma di Lauritano. Rivediamo lo stacco vincente del 9 che ha battuto Giuffrè. Pallone all'angolino e 3-2. Punizione Trinacria, è pronto ad andare con il mancino Lopresti, risponde Bonfiglio che neutralizza la conclusione. Calcio piazzato anche per il Villafranca, parte Rinaldi con il traversone insidioso in aria. Sicuro nell'uscita Giuffrè, il pallone rimane lì. C'è il traversone di La Malfa e poi l'acrobazia. Ci sono cambi per il Trinacria con Anuas che prende il posto di Picciolo e Bianco che fa il suo ingresso al posto di Aloisio. Si torna in campo per la ripresa. Musicò controlla un pallone, c'è il recupero da parte di Rinaldi, occasione di contropiede per il Villafranca. Pallone allargato nella zona di Spasaro, ancora il numero 7, ci prova verso la porta e realizza il 3-3 del Villafranca, cambia di nuovo il parziale. Biancoverdi che ritornano così in partita. Rivediamo il destro vincente di Spasaro per il 3-3 del Villafranca. Bensalà va a sfidare Gallo, vince un rimpallo il numero 11 che vuole vedere la porta, anzi preferisce andare nella zona di Lopresti. Mancino respinto da Bonfiglio, poi arriva Anuas che calcia clamorosamente fuori. Prova ad avanzare ancora il Villafranca, numero di Alessi che ha spazio per andare, ancora Alessi accelera, vince pure il duello con Roberti, prosegue l'avanzata del 10 che poi spreca con il destro e si dispera giustamente Alessi. Punizione per il Villafranca, parte Rinaldi, destro che finisce davvero di pochissimo fuori. Altro calcio piazzato, stavolta in favore del Trinacria, parte Lopresti e insacca il 4-3 all'angolino, di nuovo avanti il Trinacria in una partita bellissima, si toglie anche la maglia Lopresti. Lopresti prova la giocata in verticale, costretto ad uscire Bonfiglio,
Pintaudi allora ci prova con il mancino, ma manda la sfera fuori. Punizione Trinacria affidata al destro di Donato, che prova direttamente in porta e trova la quinta rete per i suoi. Cambia ancora il parziale, prodezza di Donato che fa 5-3. Rivediamo il destro vincente del numero 2 che ha ingannato Bonfiglio. Ancora un cambio per il Trinacria, fa il suo ingresso Minutoli che prende il posto di Ben Salà. Prova a rispondere il Villafranca Ruggeri, pallone in orizzontale, controllato da Rinaldi che calcia in porta. Respinta decisiva di Giuffre che poi si impone anche sulla conclusione successiva. C'è il tentativo di contropiede del Trinacria, la sfera finisce nella zona di Minutoli che controlla, poi calcia in porta e va vicino al sesto gol. Lopresti gioca corto nella zona di Pintaudi, una finta ancora Pintaudi al limite dell'area. Fermato il numero 7, poi sul pallone si avventa Minutoli che cerca spazio, il traversone di Minutoli che diventa un gol bellissimo, quello del 6-3. Assegno anche il numero 13 che ha cercato e trovato la porta. Rivediamo il tentativo di Minutoli che si è insaccato alle spalle di Bonfiglio. Gioca il Villafranca ma fischia tre volte Sparacio, finisce 6-3 al Sorbello Stadium. Inizia alla grande il campionato dei ragazzi di Mister Calarco che nel prossimo turno affronteranno il Messina Football.